siamo reduci da 3 vittorie consecutive dopo la sconfitta di Madrid. Sono passati 20 giorni di polemiche, discussioni, illazioni. Hanno parlato tutti quanti, ma l'ultima parola spetta al campo. Hernández è pronto alla battuta, l'arbitro va a posizionarsi e a mettersi d'accordo con i collaboratori. Partiti fino alla fine del primo tempo, forza ragazzi, in gol da Juve. Palla lunghissima sull'esterno, la mette giù bene Leonardo. Spinazzola va sul fondo, poi penetra in area di rigore con il destro, l'appoggia per Blaise, sinistro sotto porta, deviazione, palla gol per noi al minuto 2:35. Dai ragazzi, blocchi contro blocchi, si fa vedere Bonucci, la palla è lì, doppia deviazione, esce il portiere, gol, gol, gol. No, attenzione, annullato, annullato il gol. Attenzione, le proteste di Cristiano Ronaldo, di Capitan Chiellini, di Mandzukic e di Pjanic. 3 minuti e 28 sul tabellone. Subito gol annullato alla Juventus. Vediamo, c'è una posizione forse che viene segnalata di Mandzukic, però non c'entra niente con l'azione perché è esterno. E qua forse viene giudicato falloso l'intervento di Ronaldo sul portiere, che però vediamo va a prendere nettamente il pallone che non era in possesso di Oblak. Ricordiamo che da quest'anno è presente il VAR anche nelle competizioni UEFA. Gol viene confermato, annullato, e quindi si riparte a giocare. Allora il colombiano scambia con Rodrigo, poi Coque riesce a recapitare il pallone aria sulla destra, ancora Coque, attenzione, limite dell'area, destro di Coque con Szczęsny che battezza giustamente fuori la palla. 21:05. Bernardeschi, Bernardeschi, palla in mezzo, gol, 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 Cristiano! Gol numero 23 personale per lui contro l'Atletico, la schiacciata con prepotenza sul cross di Bernardeschi dietro e alle spalle di Oblak. 1-0 Juve. Federico col mancino, la palla è scesa sopra la traversa dando quasi l'impressione. Ronaldo, Ronaldo va via a sinistra, Ronaldo bene per Spinazzola, sterza su se stesso Leonardo, va al cross, rovesciata di Bernardeschi. Spinazzola che ha campo, cross subito di Leonardo, testa di Ronaldo, ancora dalla stessa più o meno posizione di prima. Il cross di Pjanic al centro, colpo di testa di Chiellini, grande parata di Oblak, altro calcio d'angolo. Attenzione a Coque, fa partire il cross per Morata, di testa sotto porta, occasione per l'Atletico, la palla è alta, brivido. Ma concentriamoci in questo secondo tempo di Juve Atletico, partiti fino alla fine, forza Juve gol, dai ragazzi che ce la possiamo fare. Ancora palla al piede Federico, dentro l'area per Ronaldo, Ronaldo defilato, il cross bello, Mandzukic, palla deviata, andiamo a prendere dall'altra parte, fallo laterale vicino alla bandierina del corner sotto la nord. Attenzione, João punta l'uomo, ne ha due, cross bello per Ronaldo di testa, paratissima, poi ancora Ronaldo, vuole un fallo da rigore, attenzione, calcio di rigore per la Juve, calcio di rigore per la Juve, attenzione, gol, 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 entrata, 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 entrata 2-0, è entrato 2-0, avevo visto l'arbitro indiscare il rischetto, ma è entrato 2-0. Rivediamo il tutto, perché dalla nostra postazione purtroppo sul colpo di testa non si è visto il pallone entrare, l'arbitro ha messo la mano bassa, che in quei casi vuol dire rigore, infatti non capivo perché, ma l'ha presa dentro la porta. Rivediamo Oblak con la goal line technology, il pallone è dentro, il pallone è dentro. Difesa al limite dell'area per l'Atletico, soliti movimenti, palla in mezzo, colpo di testa in tuffo sotto porta da parte di Mario, la palla è sul fondo. Chiellini in copertura, porta via il pallone a Cancelo, poi lancia immediatamente Ken, deviazione, Ken è fuori dalla porta, ora Ken, Ken, sinistra, Ken a fil di palo fuori. Ronaldo bene dall'altra parte per Bernardeschi, Bernardeschi vuole andare via veloce, Bernardeschi con il fisico, Bernardeschi più veloce di Correa, Bernardeschi entra in area, Bernardeschi ce l'ha sul sinistro, giù, attenzione, calcio di rigore, attenzione,
calcio di rigore. Questa volta è rigore. 6 minuti ancora da giocare più recupero. Federico è andato via molto bene a Correa in velocità di prepotenza. Poi se l'è portato sul destro, è entrato in area di rigore, è stato messo giù. La spinta di Correa che lo sbilancia nettamente sulla corsa. Calcio di rigore. Tutto pronto, fischia l'arbitro. Parte Cristiano! Sì! 3-0 Juve! 3-0 Juve! In questo momento siamo qualificati. Godiamoci il momento e ripartiamo subito. Il gol di Cristiano Ronaldo che spiazza nettamente Oblak. Non c'è più tempo, arriva uno, arriva due e arriva tre! Arriva tre! Arriva tre! Arriva tre! E sono tre! Arriva tre e sono tre! È il triplice fischio dell'arbitro, il signor Kuipers. È una bolgia, è un entusiasmo incredibile all'Allianz Stadium. Tutti addosso perché ce lo siamo meritati, perché dovevamo passare noi. 3-0, allora non siete simili degli eroi. Siete degli eroi, siete dei grandissimi eroi a portare a casa questa qualificazione. E allora tutto lo stadium ad abbracciarsi all'unisono con i ragazzi, perché andiamo avanti in Champions League grazie alla presenza anche di quest'uomo. Ecco la risposta, Cristiano Ronaldo, CR7, tripletta personale, la Juve avanti, la Juve passa ai quarti di finale. E allora venerdì ci godiamo il sorteggio di Lyon.